quindi si riparte con tutta la celebrazione in ogni parte della diocesi. La Via Crucis sarà il percorso tradizionale della Quaresima ed è la fa anche il Papa dopo le celebrazioni della parola di Dio, si va di notte a fare un giro per la città. Usiamo un percorso particolarmente bello e senza rompere l'anima al prossimo, perché bisogna avere rispetto della gente, no? A quell'ora dove andiamo a fare la Via Crucis non c'è nessuno normalmente, quindi l'idea che ci andiamo mi piace perché è un'idea di attenzione. I bambini il mercoledì, il giovedì santo durante la messa nella cena del Signore rappresenteranno il futuro venendo a fare la lavanda dei piedi, che è un gesto antico sempre presente nella Chiesa, si è fatto un sacco di volte, però io voglio brindare a tutto il mondo giovane attraverso i bambini, voglio arrivare ai ragazzi che hanno 20 anni. E guardate che non è mia vero che non sono cattolici, sai, certo se gli andate a presentare soltanto il moralismo di certe storie li coinvolgi poco, ma se ci ragioniamo si può fare un sacco di bene anche lì, perché loro sanno fare il bene. Io ho visto tanti ragazzi a fare delle cose splendide d'aiuto alla gente, ecco, mi piace brindare alla generazione nuova.